Buongiorno a tutti. Io voglio innanzitutto ringraziare il sindacato Gilda per l'invito che mi è stato rivolto ad essere presente qui oggi, in particolare la professoressa Elefante. È un invito che io ho accettato molto volentieri perché credo che l'argomento di cui si parla oggi sia un argomento molto interessante, ma soprattutto molto sentito da parte della categoria dei docenti, di tutti gli ordini di scuola. Credo che effettivamente la categoria dei docenti sia una categoria un po' maltrattata negli ultimi tempi, forse una parte delle doglianze che sono state riferite prima sono effettivamente fondate. Però credo anche che il malcontento, l'insoddisfazione della categoria dei docenti sia un po' da riferire, da inquadrare nell'ambito di una difficoltà generale del mondo della scuola, che molto spesso è stata tenuta in una scarsa considerazione, è stata vista come un settore nel quale era possibile effettuare grandi risparmi della spesa pubblica, anche per il grande numero di dipendenti che appartengono al Ministero dell'Istruzione, che è l'amministrazione con maggior numero di dipendenti in Italia. Io credo che questo atteggiamento sia un atteggiamento, diciamo, perlomeno poco lungimirante, perché risparmiare sull'istruzione significa risparmiare sulla formazione dei nostri figli e sulle generazioni future, significa non investire nel nostro paese, che al contrario credo sia un intervento che noi dobbiamo assolutamente portare avanti in questo momento. E quindi credo che appunto questa difficoltà generale della scuola si rifletta anche sulle difficoltà dei docenti. Ci sono varie ragioni, io sono d'accordo con quello che ha detto la professoressa Elefante prima, però penso che ci sia una caratteristica che poi riassume un po' tutti i motivi di insoddisfazione, che è sostanzialmente la perdita di autorevolezza che la scuola sta subendo nella nostra società, che è un fenomeno che accompagna non è solo della scuola, è un po' di diverse istituzioni. Io da dirigente dell'ufficio scolastico territoriale devo dire che probabilmente anche il mio ufficio sta perdendo un po' dell'autorevolezza che lo ha caratterizzato negli anni scorsi. E però questa è una situazione ancora più grave se si riferisce alla scuola, proprio per quello che dicevo prima, e che investe poi vari aspetti del lavoro dei docenti, quindi si ripercuote nel rapporto con gli studenti e quindi con le difficoltà ovviamente diverse a seconda dei diversi ordini di scuola. Io penso appunto alle difficoltà magari con le famiglie più che con gli studenti nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, penso alle difficoltà anche di gestire classi numerose o diciamo poco disciplinate nella scuola superiore. Penso soprattutto alle difficoltà di relazionarsi con le famiglie. Anche questo ormai è una constatazione, magari anche una banalità, però effettivamente è così. La scuola oggi ha difficoltà nella relazione con la famiglia. Spesso c'è un rapporto di contraddizione, quando al contrario proprio il fine unico e condiviso dell'educazione, della crescita degli studenti dovrebbe portare ad un rapporto di collaborazione tra le due istituzioni, anche perché la scuola da sola e la famiglia da sola non credo possano arrivare a risultati effettivamente consistenti e rilevanti. Quindi questo è sicuramente un peccato, diciamo, perché il ruolo dei docenti credo che sia un ruolo fondamentale, non solo da un punto di vista dell'istruzione degli studenti, ma anche e soprattutto dell'educazione. Io credo che la scuola non possa oggi limitarsi a un ruolo di insegnamento delle discipline tradizionali, ma debba sempre più allargare il suo campo d'azione ha un ruolo proprio di accompagnamento della crescita degli studenti. Questo, ripeto, in tutti gli ordini di scuola, con caratteristiche ovviamente diverse tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado. Però questa è una caratteristica di tutte le scuole e credo che le persone che principalmente devono assolvere questo compito sono proprio i docenti. E quindi nonostante queste difficoltà, io credo che però non ci si debba arrendere, anzi si debba impegnarsi tutti, ciascuno col proprio ruolo, per superare queste difficoltà e per restituire alla scuola quel ruolo che le compete nell'ambito della nostra società. E quindi voglio concludere, diciamo, con un messaggio, come dire, di speranza, dicendo che tutto sommato però il lavoro che è stato svolto dai docenti delle scuole della Puglia non è un lavoro così disprezzabile. Se noi guardiamo,
alle rilevazioni che vengono fatte periodicamente dall'Invalsi oppure dall'Ocse Pisa, che ci parlano di una scuola pugliese come una scuola sicuramente di un livello perlomeno medio, insomma magari non è una scuola di eccellenza nell'Italia, però la Regione Puglia si colloca in una posizione intermedia e di gran lunga superiore alle altre regioni meridionali. Quindi questo probabilmente, di questo va dato merito anche ai docenti delle nostre scuole, e quindi deve essere un impegno ovviamente a non fermarsi qui, ma a continuare su questa strada e quindi a portare i nostri ragazzi a una crescita che poi diventerà appunto la crescita di tutta la nostra società. Quindi io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro per la giornata di oggi e purtroppo vi devo salutare tra poco perché sono impegnato in una riunione all'ufficio scolastico regionale. Grazie.